Sessuali rientra nelle forme di dipendenza patologica comportamentale. In tutte le perversioni il comportamento viene reso necessario da un impulso incontenibile. Tutte le forme di dipendenza, per essere affrontate, richiedono l'astinenza. Quindi il primo intervento da fare, in questi casi qua, sia con l'accordo della persona, ma anche non con l'accordo della persona, è che la persona venga posta in una condizione di astinenza dal comportamento stesso. Ora, e con questo potremmo già aver esaurito il tema, se non che per molte forme di perversione sessuale, comunque in qualche maniera limitate, possono rientrare nell'accordo fra persone, purché venga rispettato il principio di libertà delle persone stesse. Le forme di perversione sessuali, fra cui la pedofilia, sono sempre esistite, non è che le scopriamo adesso. Forse adesso hanno una risonanza, una estensione, e se ne parla di più, proprio perché negli ultimi 40 anni tanti tabù sessuali sono caduti e quindi ne abbiamo maggiore conoscenza rispetto a prima. Non so se il fenomeno è numericamente più ampio adesso che non 50 anni fa. Personalmente non ritengo che sia così, ritengo che il fenomeno purtroppo c'è sempre stato, solo che adesso ne abbiamo più conoscenza. Il fatto che ne abbiamo più conoscenza è una cosa molto importante sia per la cura delle persone sia per la prevenzione delle vittime di queste perversioni. La pedofilia colpisce anche perché è una persona adulta o molto adulta che usa per il raggiungimento del proprio piacere sessuale perverso una persona che non è in grado e non può fare un contratto valido. Lo dico in maniera molto, molto semplice, con poche intonazioni emotive, ma è molto difficile parlare di pedofilia. In questo senso è obbligatorio il fatto che sia un reato, perché le persone non possono svolgere un contratto e quindi l'azione della persona affetta da pedofilia è tale da produrre una condizione traumatica grave nella persona che la subisce. Si distingue se la persona è un bambino o un adolescente, sì, la distinzione è giusta, ma comunque anche l'adolescente poi ne porta tracce indelebili, ma in un bambino la pedofilia dà luogo per forza a traumi che sono indelebili e che entrano a far parte del maltrattamento. Consideriamo che il maltrattamento nell'infanzia entra come concausa praticamente in tutti i disturbi della psiche
non parlo solo di maltrattamenti sessuali, parlo di maltrattamento in generale, ma il maltrattamento sessuale, cioè l'abuso, è sicuramente un qualche cosa che poi rimarrà non solo come traccia, ma come motore di patologie, di infelicità e di malessere in quella persona, e bisognerà poi lavorarci molto per aiutarlo a superarlo sempre che sia possibile. Quindi l'azione della persona affetta da perversione sessuale grave, come può essere la pedofilia, va certamente impedita. È una perversione questa particolare, perché è proprio tipica delle persone in cui il processo di sviluppo della libido è stato arrestato in fasi molto precoci, cioè non ha raggiunto una maturità. Quando la libido raggiunge una maturità, è funzionale alla creazione, alla riproduzione, e quindi ha una sua modalità tipica. Possiamo anche dire forse che in questo momento storico, per la nostra varia cultura, questo fine non viene quasi mai raggiunto, però insomma, comunque la maggior parte delle persone ci si avvicinano abbastanza. Quanto meno mi avvicino a questa maturazione, tanto più svilupperò appunto una perversione. Più sono lontano, e più questa perversione darà luogo alla ricerca di oggetti parziali o di oggetti che sono simbolici del mio grado di maturazione. E quindi, se il mio grado di maturazione è molto infantile, va a finire su persone molto giovani o estremamente giovani. Quindi può essere curata la pedofilia? La pedofilia va curata come una forma di dipendenza comportamentale estremamente grave. Quindi astinenza, in certi casi forse anche un intervento su un mezzo della perversione sessuale, che per esempio nel maschio effettivamente la pedofilia è quasi esclusivamente appannaggio di maschi adulti, ha come oggetto principale persone dello stesso sesso, ma non è detto, e ha una, dato che è una perversione che rappresenta una immaturità grave della libido, dà luogo a quella che si chiama coazione a ripetere. Quindi un atto non è mai completamente soddisfacente, anzi un atto comporta un aumento del desiderio di ripetere l'atto stesso, perché è una dipendenza, ed è anche fortemente, ma la dipendenza, la coazione a ripetere è di fatto uno dei modi psicopatologici di manifestazione. Della pedofilia va studiata, innanzitutto bisogna avere meno stigma, perché se abbiamo stigma non possiamo conoscere, non è che la dobbiamo normalizzare, tutt'altro, ma la dobbiamo conoscere, dobbiamo capire, le persone ovviamente vanno curate nei modi possibili. Laddove non è possibile la cura, bisogna sicuramente pensare degli interventi che facciano in modo che queste persone non siano dannose come invece sono se usano questi comportamenti.